siete liberi di fare quello che vuoi. Sai perché non facciamo i bambini noi donne? Vai. A parte io. Perché ci sanno i sordi per cambassi i figli, ma te li vuoi mettere in testa? E quindi ti vuoi mettere in testa che non ci vuoi. Tu pensi di essere libera? Tu pensi di essere libera per fare quello che ti pare? Parla con i massoni, parlo con i miei amici dietro. Allora a sto punto faccio a parlare e fai la sopra della fani. Tanto non mangi, per te è facile. Sopra della fani. Quindi questo dia era vegano. Era vegano. Allora aspetta, tu sapevi la creazione all'inizio erano tutti vegetariani, non esistevano carnivori. No, non lo sapevo. Siccome noi abbiamo peccato ed è stata la donna che ha peccato, certo, sappilo, è colpa vostra. È chiaro, no? Che succede? Che è nata da una costola, no? Ma che cervello poteva avere questa cosa? Ma tu dimmi, una che viene fatta dalla costola di un uomo, no? Ma il cervello, quando ne porti? Ma scusa un attimo, ma Dio ha creato gli oceani, gli animali, il DNA, le cellule? E non poteva creare la donna a sua immagine, non l'uomo. Aspetta un attimo, prima Adamo ed Eva erano uguali, non c'era, la donna non doveva rispettare l'uomo, erano, diciamo, ignoranti come gli animali, diciamo, non c'era una specie di gerarchia. Poi appena la donna ha peccato, ha mangiato il frutto, no? A quel punto Dio gli ha detto: io vi maledico e da adesso in poi tu donna sarai sotto l'uomo. Scusa, se è andata a mangiare la mela, ha detto non mangia la mela. Perché l'ha mangiata la mela? Perché non era vegana. Mannaggia. T'ha fregato il diavolo, vegana. No? Come mi frega anche oggi. Se era mi vegana. Dice siete liberi, no, se non vegana. Esiste Dio. Invece quella stronza, quella grandissima stronza era carnivora, ma dico voglio mangiare sempre la mela tutta la vita mia, quando c'hanno sti belli caprette che mi girano attorno a me, le vorrei fare lo stidi perché la mangia tutti i giorni le mele. Ma non è possibile, Corella, ma pure questa, guarda, da soli, tutti e due da soli, una palla fino a proprio micidiale. Questo ma scusa, è perfetto. Ma è una palla se tu sei un drogato. Uomo, se tu sei tutta la vita due palle ti vengono. Aspetta un attimo. Ma tu vuoi avere una relazione con una persona che non si fida di te, che ti può fregare da un momento all'altro? Sì. Ti piace? Certo, è meglio questo che la perfezione finta. Perché quella che era Adamo ed Eva, a parte che è una metafora, lo sappiamo, lo sanno anche i bambini tranne ecco. Te. Tranne che te. Ecco. Tu sei quella che mi dà la menema, l'hai messo male, ragazzi. Messo male. Ma scusa, ma la vita proprio di per sé non è una cosa magica. Il fatto che noi esistiamo adesso. Perché non dovresti credere anche. Cioè, come è stato creato questa vita, che è un concetto talmente incredibile, no? Perché non dovrei credere anche che chi ha creato questa vita possa aver creato, come un programmatore crea per esempio un programma, ha creato l'uomo e la donna, come cazzo gli pare a lui? Non è quello che mi rompe, come cazzo parla lui, ma che cazzo sei di creare a me come. Poi io so io ce n'è stata la con mamma. Non voglio che esista un doppio nemico, io non voglio un clone di te. Io ma sono quale clone? Pensante. Dio ti ha fatto, guarda, sei libero di pensare quello che ti pare, guarda, non ti tocca, non ti fa niente. Pagherai le conseguenze di vivere così pensando di essere libera di fare come ti pare. Ma perché? Che male faccio se faccio come ti pare? A chi faccio male? A tante persone. Perché faccio male a tante persone? Ma scusa, ma hai fatto bere l'alcol? Tu hai fregato quelli villici a meta. Siamo uguali tutti e due, non essere tanto saldare in aspetta mio. Un attimo, io ho fatto l'essere umano. E anch'io, io ti ho voluto fregare perché mi stava a piare per culo. Come tu hai preso per culo quei villici, pensavo lo stesso lì. Come vedi, c'è una poco a giudicare gli altri, nessuno di noi è perfetto. Siamo tutti falliti. We talked falliti. A lot that night, but it was going nowhere. But the next day, I tried an experiment with her. Sì, io sono complottista, no? And so I wanted to show building 7 to her and see her reaction. Voglio registrare la tua reazione a questo video. Madonna mia. So right now she's watching, you know, building 7 collapse. Questo è un terzo edificio questo, cioè non è quello con i due, che stava lì vicino, guarda come crolla. Ah, tra me sono cascati. Capito, ma molta gente manco lo sa che questo qua è cascato. She didn't know about building 7. E la cosa bella è che questo qua dicono che è cascato perché solo perché c'era un po' di fuochi in due piani. Invece perché?
Ma scusa, può cascare un edificio così perfettamente? E perché gli ha detto questa cosa? Perché hanno detto questa cosa? Perché ci viene per culo. No, però, a parte questo, che si divertono un mondo questi matti. Now it's time to hypnotize the dog also. Hey dog, sit down. Sit down, dog. Dog, sit down. Sit down. Bravo! Well, the hypnosis didn't last long, unfortunately. The dog wasn't obeying anymore. Vieni! Andiamo! Vieni! Qua, qua, qua! Vieni! Andiamo! Facciamo il bisognino al prato! Il prato! The dog wasn't obeying because, you know, the slave wants only the master. Guarda che la marijuana, lei la canapa, è una cosa buonissima per... Se non c'ha il cervello, sì. Chissà quando ci ripasso da queste parti. Sei sempre il benvenuto. Ma questo l'hai detto così non, per... Non garantisco che non ti rifaccia un altro scherzo. Io sono sincera. Comunque, basta non prometterlo. Io non lo prometto. Quindi se lo faccio, basta pure che non lo faccio. Sicuramente non ho promesso di non farlo. Ma la tua natura è quella di una peccatrice. Mannaggia, ancora non avete capito. Ma io non sono una peccatrice, perché alla fine non faccio male a nessuno. Aspetta un attimo. Io non faccio male guarda, a nessuno. Guarda, questo è un termometro. Ma lo metti per piacere, che sono capace. Che cosa? Mi rimetti l'orario. Aspetta che ti sto a insegnare una cosa che ti no, sarà utile. Mettimi a fare una cosa pratica. Ecco. Non fare teorie perché... Esattamente come mia madre, devi essere pratico. No, mettimi, c'ha ragione la corella. Non so già come mattine. Che devo mettere, l'ora giusta? Sì. Tu hai già capito come si fa. Ma che vuoi? Io vado a 68. Lasciamo perdere per ricetto. Io non ce la faccio tutto questo, mi spiace. Sta tranquillo. Mi spiace, non ce la faccio. 70, limite di 70, sono stronzo e porta il cane. Ma questi sono gli schiavi che devono lavorare sì, veloce. Se riesci tipo a costa leggermente ti fanno passare. Lo faccio, meglio non mi sembra dire che non lo faccio. Ecco, mo per esempio, fallo passare, poraccio. A posto. Madonna, ma come hai fatto a capire la logica del cioè, non conoscendo la macchina, questo è il modello vecchio. Come hai fatto? Hai messo subito le mani dove dovevi metterle. Hai visto? L'ora giusta. Guarda, solo per questo non te faccio più lo scherzo. Forse. Ma è il dubbio che... Che non sono un coglione normalmente. No, ma tu sei una cosa intelligente, per questo mi dispiace che ti sta aspetta a sprecare queste cazzate. Questa un conto è intelligenza, un conto è saggezza. Quelle ce l'hanno in pochi. Tu sei saggio, vedi? Io sono saggio, ovviamente. Madonna mia, guarda, mamma mia. Tu hai avuto la fortuna. Sì, di rimettere il telefono. No, hai avuto la fortuna. Sì, ho avuto la grande fortuna. Ieri. Che questo grande filosofo barra saggio barra vecchio di sì, 80 anni ma di più vecchio di zio così tu ti ha proprio aperto gli occhi finalmente ecco qua no ma hai messo l'orologio ti ho messo l'orologio basta. Cose pratiche mi ti ricorderà tutto il resto ti sei dimenticato tutte le cazzate che si è detto questo ti ha fatto sì che hai avuto un bonus ecco aspetta perché qui c'è una lezione qua il termometro ok guarda il termometro è una cosa obiettiva, non mente, dice guarda la temperatura è così, per esempio tu puoi sentire caldo, però questo è oggettivo, nel senso tu senti più caldo, io sento più freddo, certo, però oggettivamente il termometro è quello che ti dice la temperatura, no? Okay. E quindi se uno dice ma io sono una persona buona, ma io sono una persona cattiva, praticamente il termometro per noi è la Bibbia. Ma quindi tu sei cattolico, non ecco, è che pensi ma tu io. Parti su io so che quel libro è un libro Un libro sacro più antico che c'è
E quindi so anche che le persone tanto tempo fa erano molto meno coglione di oggi. E si è messa la cintura? La devo mettere? E certo, sennò ti danno la multa a te e mi tolgo i punti a me. Ah, beh, giusto per quello, perché sennò io sto sempre nelle mani di Dio, quindi... E certo, poi se facevo una frenata, Dio ti è stata acchiappa dietro alla collottola. Ma tu pensi che Dio non può così impostare gli eventi, le cose? Non lo fa, perché sennò non farebbe morire tutti i bambini che sono innocenti. Non farebbe morire gente per bene. I bambini innocenti muoiono per colpa dell'uomo, purtroppo. E fa campare. E vabbè, perché non li salto per colpa dell'uomo? Lui potrebbe dire, vabbè, poi ci metto una pezza. Ma aspetta un attimo. Questi stronzi di uomini hanno fatto morire, io mo intervengo, so Dio. Libero arbitrio, no? Se Dio interviene a qualsiasi cazzata che noi facciamo, praticamente non siamo più liberi. Ma perché hai detto che allora te devo salvare? E certo, perché tu sei saggio, tu sei il principale assertore della sua religione, quindi tu sei avvantaggiato, perché tu ci credi, sei proprio... No, io c'ho l'umiltà, l'umiltà di capire che devo rispettare chi mi ha fatto la testa. E quindi a te devo salvare. Certo, praticamente... A me no, perché io non ci credo, a me non mi salva, a me mi fa fare una brutta fine, ma proprio brutta, brutta, brutta. Purtroppo voi non ci credete a ste cose, ma... E poi quello voi la chiamate karma di solito. E poi quello che mi aspetta dopo, tanto mi fa morire brutto. E poi dopo mi infizzano con la, aspetta un col attimo, forcone dentro alle fiamme. Guarda, l'olio bollente addosso tutti i santi giorni e notti. Certo, qualsiasi cosa che hai detto verrà giudicata, certo, alla fine della tua vita. Aspetta un attimo. Ma immaginà che succede, che mi può succedere? Ma a te ti piacerebbe, mettiamo il caso, qualcuno violenta tua figlia. E va dal giudice e il giudice non lo giudica. Non ti farebbe male sta cosa? Tu vuoi, certo, che ci sia giustizia? Certo. Invece loro adesso ci hanno messo in testa che non ci deve essere un qualcuno che giudica tutto quello che facciamo noi. Perché? Perché hanno detto che non esiste il termometro, non esiste il bene e il male. Io decido quando fa caldo, quando fa freddo. Come lo fanno? Il termometro. Il termometro l'hai detto adesso tu che è obiettivo. È obiettivo. Invece loro ti dicono, guarda, io decido che a 12 gradi si sta benissimo, capito? Piano piano loro con la cultura modificano quello che è accettabile e quello che non è accettabile. Pensa a questi stronzi che si mettono a pensare, mo interveniamo pure sul termometro. No, ce l'hanno di tempo sta gente che conosce due. Aspetta un attimo, questa del termometro è una specie di parabola, di simbolo, di analogia, certo, nel senso che 10 anni fa, per esempio, cambiare il sesso a una persona, cioè quelle persone le curavano. Invece adesso sta gente pensa che sono dell'altro sesso e certo, è della società che gli dà fastidio a loro, e quindi loro si sentono eroi, no? Perché con la cultura mettono, per esempio, Platinette e Luxuria, tutti sti zozzoni in TV come guida morale, no? Quello piano piano è come se ti sta dicendo che... Guarda che sono persone rispettabilissime, Luxuria e Platinette. Hai sentito di parlare? Ma guarda che l'intelligenza... Quando sono in gamba e privati... Anche Einstein era intelligente, però ha creato la bomba atomica, per dire. E lui si è pentito e ha chiesto scusa. Poi ci può, è al libero arbitrio, lui l'ha fatta per uno scopo probabilmente positivo. Poi si è accorto della cazzata che aveva fatto, ma lui è scienziato, non può essere un censore, lo scienziato... È scienziato proprio perché deve essere libero. Non può essere libero. Lo scienziato libero. Non può essere. Aspetta un attimo. A servizio di qualche. È a servizio della sua scienza. No. Lui è uno scienziato. Non è un filosofo o un teologo. Okay. È uno scienziato. Quindi aspetta, tratta la sua materia. Tu pensi. Poi che possono essere manipolati dai vari governi è una roba di male. Ma in teoria Einstein non c'aveva nessuno sopra di lui. L'ha fatta. Poi ha detto, ma io sono fatta una grande cazzata. Ma chi tanto non c'era nessuno? Guarda, la scienza è una specie di strumento che viene usato da chi? Dal potente. Se lui vuole creare qualcosa... Per esempio, ci sono tanti scienziati oggi, per esempio, che hanno i fondi solo se fanno ricerca su quello che gli dice qualcuno. La piazza farmaceutica. E fino a, tu le vedi le trasmissioni tipo Report? Tutte queste trasmissioni che tu non vuoi vedere... Parlano esattamente di quello che dici tu. Esattamente. Sono contro perché il sistema deve far capire che non viviamo in gioco. Cioè la Monsanto, che è una grande multinazionale. Allora forse non hai capito, per esempio questa cosa della Monsanto.
quello che sfugge alla gente è che tutte queste queste company così grosse sono controllate dallo Stato. Guarda, ti dico la cosa perché stiamo arrivando. Praticamente, quando tu, Monsanto, quindi tu vuoi avvelenare la gente, quello è l'obiettivo finale, però se lo fa lo Stato, tu capisci che stai, vivi in Cina, è dittatura. Invece se lo fa lo Monsanto, con Striscia Notizia, la Gabbanelli là, ti dicono che, ah, ma sono questi che volevano fare i soldi. Fare soldi non è l'obiettivo. Cioè, capito? Lo Stato, questi stronzi, si nascondono dietro a queste company, dietro a questo capitalismo che chiamano. Perché, sì, capito? Loro dicono che, guarda, che semplicemente questa persona che voleva fare soldi e quindi è avvelenato perché voleva fare più soldi. Non è quello l'obiettivo, perché lo Stato ha il modo di bloccarli queste companies. Perché mi devi avvelenare il cibo, per esempio? Perché li lasci fare? Basta la multa, come dicevo ieri, della monnezza in montagna. Basta che acchiappi uno, lo metti in carcere 20 anni e vedi se qualcuno butta ancora la monnezza. Non lo fa più nessuno, invece li lasciano fare. Perché così sono coperti. Prima, per esempio, in comunismo, quello te piava e te metteva in gulag. Era così, se non accettavi. Invece oggi... Oggi per fortuna non è più così. Per fortuna non è così, però... Fanno fare le zozzerie, per esempio, a queste companies, per esempio, a questi privati. Ci sono delle persone che pure, grazie a Dio, cominciano a controllare. Movimenti d'opinione, quegli ambientalisti, quei quattro coglioni pacifisti contro il nucleare, contro la Val di Susa, cercano di mettere una pezza. Sono tutti movimenti controllati, come Salvini, è opposizione controllata la chiamano, nel senso che io so che la gente, per esempio, non gli piace fare sta cosa, che faccio? Creo io un movimento che poi controllo. E quindi creano i Salvini, creano il Stop 5G, sono tutti creati dal sistema stesso. Così la gente va là e loro non li portano da nessuna parte. Li portano proprio alla bocca del lupo proprio. Sono tutti controllati. Purtroppo. Allora, queste cose che tu dici, dove le hai lette? Non l'ho letto, ho usato la testa, vedo come facilmente vendibile, ragiona come te. Quindi corrottibile l'uomo. No, c'è un movimento che tu in qualche modo ti rifai. Come si chiama sto Gestalt? Come si chiama la... Tu vuoi la scorciatoia. Io non voglio sapere perché. No, perché non hai tempo e non ti va di informarmi. Ma come non mi va di informarmi? Io mi informo pure troppo, ma è per poco tempo che tengo. Bravo, è quello il problema. Ce l'ho. Purtroppo noi viviamo una specie di inganno totale proprio. Ma quando tu mi parli dei bambini che devono essere in qualche modo menati, della donna, ma lì parte l'emozione subito, perché tu non capisci che io non sto dicendo che devi ammazzare un bambino. Ti sto dicendo semplicemente che purtroppo non è che lo puoi lasciare così, perché è come se a un drogato dice senti, io mi voglio drogare, non mi devi rompere le palle. Se tu lo lasci fare, tu sei più stronzo invece di cercare di fare qualcosa. Il bambino sta a quel livello, sta tanta gente che si prende carico di questi poveri disgraziati, la famiglia, le comunità, la religione, i preti, i laici, i buddisti, cioè tutti, non è che li lasciamo fare quello che vogliono. Purtroppo si cerca di in qualche modo di recuperarli, tra virgolette, quando è possibile. Non è vero che li lasciamo fare così, che poi esiste in qualche qualsiasi modo la droga di Stato, controllata dallo Stato. La droga di Stato, io ti do retta, perché è vero. Ma hai visto Striscia Notizia? Che va dal Sena in chiesa che vende la droga, però non bloccano il flusso della droga. Loro potrebbero benissimo bloccare il flusso della droga, no? Ma non gli conviene, perché gasta un sistema. Hai capito? Ma questo lo però sappiamo tutti. A Striscia Notizia fanno vedere il senegalese che vende la droga, ma vaffanculo. Ma vai da Camorra che gestisce tutta la droga in tutta Europa. Ma grazie a Dio c'è stata la polizia, che nel suo piccolo ogni tanto fa delle belle retate, cioè. Ma guarda che basta che dai un esempio una volta uno di questi stronzi che fa. Ma sono loro stessi che buttano la droga, portano la droga qua, quindi non possono acchiappare loro stessi. Tu la conosci Arizzano? Una volta sono venuto qua. È orribile. Horrible. So I'm in the train right now and there is this writing on the window which says it all, you know, because it says chaos, and we can see also the sheep, the S is like a dollar sign, you know, money, complete slaves for money. We can see the arrow pointing in left and also right. So it's like they are completely confused, you know.
They don't know where they are going. They are completely lost. And you know, the sheeple here has, you know, this might be a young guy that just takes a marker and just writes it because he thinks it's cool, you know. But you know, he chose this word, you know, just perfect for the time we're living. They are the sheep is completely in chaos. So this one says, you know, that I do whatever I like, you know. Do as thy will. Perfect job by the elite, you know. The slaves, which thinks that he can do whatever he wants, thinks he's free. So this is the end of this journey. See you on the next one.